Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo episodio di Far Cry 3. Se non sbaglio dovrebbe essere tipo il... dovrebbe essere un episodio e quindi andiamo subito all'altra missione che dovevamo fare. Che avevamo appena recuperato un pezzo della bussola. Quindi io non so adesso dove devo andare perché... Cioè vabbè sì che c'è la missione di là. Ok, andiamoci. Buono, 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 buono. Sto andando dalla parte opposta ma magari vediamo se il fiume si ricongiunge. Tanto no, evidentemente non si ricongiunge. Qua non si può entrare? No? Niente. Ok, parcheggiato. Ok, allora, c'era una cosa che vi volevo dire l'altra volta, ma tanto era una cavolata, giusto così, per informativo. Oggi i miei compagni mi hanno detto che l'altra volta parlavamo di marijuana, no? E oggi mi hanno detto, porca di... Non importa. Parlavano che forse in Italia la legalizzano, cioè sarebbe proprio... A me non cambia... Cioè, io non... Non fumo, non, come vi ho detto, non fumo neanche sigarette. Però sapete che cosa viene in Italia se per sbaglio succede una cosa del genere? Cioè, boh, troppo tipo coffee shop, tipo diventiamo Amsterdam 2 la vendetta. Tipo a Torino, vabbè. Comunque, non importa. Bando le ciance. No, non mi ricordo com'era. Ciancio le ban... Vabbè, non importa. Avete capito il... Vabbè, non so parlare. Ho visto sta cosa blu che mi ha appassionato. Però ti devo accoltellare. Ok, andiamo. Ho sentito l'episodio di prima. Cioè, l'ho giusto solo sentito prima di registrare questo. E mi pare che non ci siano problemi con l'audio. Forse a me mi si sente leggermente basso. Quindi sto cercando di urlare come una puledra. Non lo so, che gli stanno sparando sulle gambe. Perché, se no, cioè, è un bordello trovare i settaggi giusti. Specialmente. Per questo programma che c'è la possibilità di registrare l'audio separatamente, ma io preferisco che cacchio, preferisco registrarlo insieme. Quindi adesso vogliamo andare a battere sto Big Boss. Magari, ecco, usiamo una nuova tecnica. Basta. Ancora un colpetto. Ma quello sta parlando da solo. Dai che ci siamo. Quello stava inciampando. Abbatti, abbatti. Ok. Boom, baby. Sei un... Non te lo dico cosa sei, però c'hai delle bottiglie sulla schiena, quindi sei un idiota in ogni caso. Perché quello aveva delle bottiglie? Io mi sa che sto sbagliando strada, perché mi sa che devo salire di là. Tanto, dove sono... Perché non ho una macchina? Perché non ho un jetpack, un aereo? Un mezzo idrovolante? Un drago di Komodo? Vabbè, non importa. Sono bravi i draghi di Komodo, non fanno male a nessuno. Tra l'altro sto raccogliendo poche foglie. Ok. Niente. Mi sono... Come? Ok. Allora, prepariamoci subito le medicine... Sì, le medicine. I kit medici. Medicina. Cosa fa l'endorfina? Pompa al massimo l'endorfina e tieni 4 unità di salute aggiuntiva. Ah, però mi servono quelle blu che io non ce l'ho. Cos'è? Non lo so, metti qua, metti a caso. Ok. Come? Kit siringa 3 su 3, ma mi vuoi dire che non ho... Ah, posso fare incendiare esplosive. Cosa mi serve? Grenade. Molotov. Infuocata la faccio. Sì, però a selezionarla adesso è un bordello. Mettiamola su 8. Tanto non me lo ricorderò mai. Vediamo cosa cambia. Sì. Devo usare per forza l'altro tasto. Che figo. Che figata. Tanto non le userò mai perché mi sono già dimenticato il tasto per tirarle fuori. Ma quello non è un problema. Mi sono dimenticato di prendere la macchina. Quello effettivamente potrebbe essere un problema. Mannaggia, mannaggia. Andiamo da questa parte. Ok. Tanto mi dimentico di respirare mentre parlo, quindi ho le bombole di ossigeno di fianco perché ogni tanto entro in... boh, come si dice? Vabbè, date un nome a quello che so per di a quello che dovevo dire e nominatelo. Che cazzo dico? Vabbè, non importa, sentitevi il video. Ma che cazzo, tu, stronzetto, te la sei presa comoda, vero? Sai, inizio a pensare che non te ne freghi più niente. Ma Jess, tranquillo. Guarda Kit. Ormai piange tutto il giorno. È diventato un po' una Sembra lagna. un bastardo. Ma sta zitto. No, no, un'altra lezioncina di storia. Senti, ti ricordi Zanki? No. Con le sue navi
La ricerca di ricchezze per i Ming? No. Ricordi? No. Certo, signor Buck, me lo ricordo. No. Rispondi così. Se faccio una domanda, tu rispondi, ok? Beh, il vecchio Zhang He aveva un capitano di nome Lin Kong. Lin Kong disertò con tutti i preziosi della Chao Yang. Belli, luccicanti, e si stabilì proprio qui. Schiavizzò gli autoctoni, ma Zhang He... Oh, Zhang He schiacciò il suo piccolo impero in pochi anni. Quindi? E sarà successo al tesoro? Ottima domanda, piccolo Jason, molto sveglio. Beh, il tesoro... Nessuno sa dove sia, non è più sulla nave. E quel bastardo di Lin Kong è sparito nel nulla. I cercatori di tesori non hanno mai smesso di cercarlo. E nemmeno il cazzo di Giappi, ma nessuno sa dove sia. Quindi non perdere tempo. Forza. Vai. Ma io, ragazzi, mi sto chiedendo, no? Se questo sa dov'è il pugnale, perché deve rompere le palle a me? Cioè, che ci vada lui? Che cacchio... Io, in ogni posto che ho scoperto che dovevo andare, lui era già lì. Quindi che canzo vuoi da me? Vacci tu, no? Sei bello e grosso, c'hai anche un cervo tatuato sul petto. Vacci tu a trovare sta cosa, tanto sei inutile. Spingiamo sta roba, va. Oh, qui sta per crollare tutto. Lì c'è un tizio, ho visto ombre. Ma basta, ci sei passato? No, no, questi non se ne accorgono, mi dico. Passati. Cazzo! Merda! Non è successo niente. Quello lì corre con le molotov in mano. Tranquillissimo. Vecchie fotografie di famiglia. Tutta la sua famiglia con le molotov in mano. La immagino già. Ma posso prendere sta cosa? No, vero. Poi mi chiedo perché lui ce l'aveva. Sì, vabbè, c'è poca gente, mi dicono. Rinfiglia. Stai solo cercando. Forse... Ok, ok. Sì, sì, te ne sei accorto. Niente qui. Sarà qualche ribelle che rompe il cazzo. Dio, quello mi stava vedendo. Oh, ma ti rendi conto che devi venire qua? Cioè, poi vedi, mi costringono. Vedete, me lo dicono. Cioè, faccio prendere le molotov. Dove sono? Qua. Non è servito a niente. Ecco, io ho sprecato una molotov esattamente per fare cosa? Poi ve lo scriverò futuramente, diciamo. Oh cacchio. Morto. Ah, brucia. Però ci sono. Ma anche no, volendo. Quello spara sulle colonne. Raga, sto finendo i pro... Quello sta sparando, non se ne sta... O è stupido, proprio... È quasi morto, diciamo. Oggi non ho proprio voglia di battere. Quindi non li bruciamo? Io proporrei di prendere la K47 e lasciare per terra sta roba, perché... La K47 è l'arma che usano questi, quindi sono le munizioni più frequenti. Cioè, sono... Sì, sono le munizioni più frequenti che si possono trovare, diciamo così, perché i morti lampeggiano non è un problema per noi, saranno i gas di decomposizione. Quello è un cecco, quindi io farò così. Cecchini, devo fare piano. No, no, li uccido. Sì, faccio piano io. Non andava bene. Tra l'altro, se io avessi fatto così, loro non si sarebbero accorti. Scusate. Poi mi ricorda molto la missione di Black Ops 1. Non so se ve la ricordate. Ma tanto sono morti. Che cavolo continua a fare lo stealth? Sono morti. Io sparo in fronte. Pronto. Però non è morto. Vaffanbrodo. Ok, t'ho preso. Non so se io ho sbagliato. Dio mio. Sì, no, ma vai tranquillo tu proprio. Cioè, io ho preso la molotov. Oddio.
Quello tra l'altro sta correndo, però sta bruciando allo stesso tempo. Boh, che testata ci ha ficcato. Sì, però tu devi finire di bruciare, se io non passo. Vediamo se magari salta un po' qua. No, un po' più zero. Ok, andiamo. Ah, ma lì ce n'è uno. Giustamente, perché non deve esserci un juggernaut mentre io sono sul ponte. Boom, gli ho fatto un po' male. Cosa vuoi? Ma ci credo, anch'io non sentirei niente se avessi tutta quella roba addosso. Infame. Dai che gli ho tolto il coso, dai, adesso non puoi non morire. Cioè, t'ho strappato il casco. Tanto gli ho pure girato la testa. Perché se non sbaglio, di solito le braccia stanno... Allora... No, allora mi sa che c'è qualcosa che non va alle sue braccia. Vabbè, è un fatto, diciamo, secondario. Quindi andiamo di qua. Pensavo, ecco. Pensavo ci fosse qualcosa, infatti è così. Saccheggiamolo. Sbraniamolo. Buono, buono, ragazzi. Abbiamo ucciso tutti qua. Una strage infernale. Che tra l'altro, come zaino pieno? Non ho mai lo zaino pieno. Dai, ma davvero lo zaino pieno? Però non di munizioni. Ok, vediamo qua se ha qualcosa. Magari munizioni per lo sniper, no, eh? No, vero? Ah, però forse con quello dovrei averle prese tutte le munizioni. Sì, infatti. Ho capito che non hai più spazio. Inutile che fai tutte le volte. Ok. Arco, direi arco. Poi vediamo se si può mettere tipo... No, direi... Idiota, no, per cambiare. L'ho preso, uno scope! Oddio, che culo, l'ho preso uno scope! Ah, brucia. Ma dove sono dementi sti tipi con le... No, ma mi dicono che c'è poca gente che sta arrivando, eh. L'ho preso. No. Va bene, devo tirare giù tutto. Mi sembra comunque la cosa più difficile da fare. Ecco, forse magari se non me lo faccio in testa. Forse magari, diciamo proprio magari. Se non me lo faccio in testa, sarebbe un'ottima idea fare quello che comunque stavo facendo. Però, come sempre, se non me lo faccio in testa. Porca miseria. Muori? Sta gente che piglia poco, ma non muore. Tanto loro, cioè, beh, non va bene. Devo tirare giù tutto. No, ho bisogno dello sniper. Ok. Questo qua è... Ma da dove è arrivato e cosa stava facendo quell'uomo? Ma non ho capito se cade la roba. Basta sparare. Fa male, stai mentendo. Comunque, intelligenza artificiale non è male di sto gioco. Cerca la posizione elevata per su. Per. Come dire, per fregarmi. Volevo trovare un modo più elegante, diciamo, nell'ambito. Cioè, in italiano per dirlo. Però, per. No, proviamo no, la bussola. Non te lo so dire. Cioè, non ve lo so dire. Proviamo la bussola. Tra l'altro ricordo che sono marchingegni che hanno miliardi di milioni di anni ma funzionano ancora. Poi inventati da non si sa chi. Cos'è sta roba? Tu che ci facevi qua dentro? Che ci faceva sta roba qua dentro? No, non mi cago sotto. Vabbè, buona a sapersi. Ok, per risalire penso che la situazione sia quella. Vicolo cieco. Però lì c'è... Ci sarà un modo per attivarlo? Tiralo. Ecco, forse, diciamo, forse non avrei dovuto farlo. Ma forse... Ah no, forse sì. Attenzione.
Sembra la grotta di Assassin's Creed. Io faccio solo sempre paragoni con Assassin's Creed, ma non vi preoccupate. Tra l'altro deve essere bello sciare su dei gradini. Oddio, un altro drago del cavolo. Tanto la saliva di questi qua è infettivissima. In realtà se ti mordono muori per forza. Che schifo i visti. No, in realtà non mi fanno schifo, però così magari visti un po'. Vabbè, comunque vi stavo dicendo, la saliva dei draghi di Komodo è infettiva al massimo. Infatti la maggior parte delle volte uccidono le loro prede proprio perché muoiono di infezione. Che schifo cazzo. Super Quark by TSG. Imparate anche cose istruttive, oltre a tutte le cavolate che dico. È una cosa vera perché mio papà è appassionato di dei documentari, quindi l'ha fatto diventare per forza di cosa anche a me. Perché ho una pessima sensazione. Pure io. Mannaggia, mannaggia. Cosa stiamo facendo? Sembrano serpenti. Anzi, serpenti. Wow. Sì, mi fa molto piacere. Stupendo. Salta giù. Stupendissimo. Salta giù. Lui è tranquillo. Però non si stava cagando sotto prima. Magari adesso c'ha un ronco di 400 metri sulla gamba. Che cavolo. Io c'ho la... Oh, sto rimanendo a bocca aperta, veramente. Lì non posso uscire. Sei un genio. Ma ancora sto serpente delle palle. Non lo vedo. Si aprono le scommesse. Cadrò giù o non cadrò giù? Perché le luci si accendono da sole? Non è ancora morto? Ma va, figuriamoci, perché alla fine devo morire. Io non solo ho sparato dei proiettili di 4 metri in testa. Dai, ci siamo forse. È lui? No. Ma quanto deve essere malato il tipo? Ma ancora? Adesso prende fuoco, figuriamoci, perché non devo prendere fuoco pure io? Ma quanti pezzi di busta ce ne sono? Ci sono. Cosa sta succedendo? Forse. Sì. Tanto perché c'era una campana là sotto? Cosa sta facendo? Forse viene giù tutto, ragazzi. Non so se mi sentite. Andiamo. Corri. Devi correre. Ma tra l'altro, allora, io in ogni posto in cui vado con sto personaggio crolla il mondo. Non è normale. Come ha fatto? Boh, dai, dovrei essere abbastanza salvo. Non dico del tutto, ma abbastanza, forse sì. Questo è sempre qui! Mi hai messo una cimice addosso. Sei il mio alunno prediletto. Ehi, stammi lontano. Ora comandi tu, eh? È questo il gioco? Hector, pare che non comandi più io, perciò smantella tutto, poi prendi Kit e sputellalo dalle palle alla gola. Aspetta! Aspetta, come dici? Bastardo. Dico che comandi tu. Ah. Hector, buone notizie. Sono ancora al comando. Sì, non sgozzare Kit. No. Ma pensa se poi alla fine non è lui. Progressi che... con il mio pugnale? Che infame. Manca poco, credo. Ci sono quasi, signore. Stai scherzando? Va bene, ci sono quasi, signore. Avanti, vai col pezzo di bussola. Come la fa a sapere? Bene. Allora io vado, eh? Fai il bravo. No, ma io veramente vi pongo lo stesso quesito che vi ho fatto all'inizio del gioco. Cioè all'inizio di questo video. Perché diavolo non se lo va a prendere da solo se sa tutto? Boh, veramente. Punti abilità ottenuti. Ho preso un punto abilità, raga. Vediamo. No, c'ho lo zaino pieno. Allora, preparation. Facciamoci due siringhe. Allora, vediamo cosa devo fare per andare a incrementare il kit siringa. Allora, kit
Kitzring. Kitzring è piccolo. Cotenna di maiale. Andiamo a cacciare leggermente. Leggermente, non tanto, leggermente. Dovrei esserci anche vicino. Sì. Quello dovrebbe essere un maiale, se non erro. Eccolo. Cioè, raga, neanche farle apposta. Vaffanbrodo. Ok, quello l'ho preso. Ho sbagliato la parabola, diciamo, mettiamola così. Poverino. Se la smetti di rotolare. Tanto tutto per te. Non mi servivi, però ti ho ucciso a caso. Ok, allora. Che schifo. Ma che schifo. Vabbè. Allora, preparation. Kissring. Cotenna di maiale. Kissring medio. Pelle di cane. Poveri cani. Veniamo per lo zaino invece. Sì, per i zaini. Per lo zaino. Zaino medio, pelle di tapiro. Non c'ho voglia di prendere la pelle di tapiro. La pella. Però mi serve. Vediamo la pella di... dov'è la tapira? Questo penso sia una volpe. Tapiro dovrebbe essere questo. Quindi dov'è la prossima missione? Da quelle parti, vediamo se c'è qua il tapiro. No, figuratevi. Quindi io andrei qua, all'avamposto Amanaki, e poi andrei a prendere il tapiro. Sì. Così ci ricarichiamo anche di munition e tutto il resto. Perché... boh, perché? Ok. Non trovavo più Wazd. Ricarichiamo l'inventario. Mi hanno fatto lo sconto, siete troppo gentili. Allora, vendiamo un po' di cose qua. E vediamo se... c'ho il portafoglio pieno. Allora, prima avevo lo zaino pieno, ora c'è il portafoglio pieno. Che canzo. Ok, vediamo se mi posso personalizzare qualcosa. No, no. Allora, il mio mitra. Mitroa. Perfetto. No, non è questo. No, fucile d'assalto. Che fucile d'assalto è questo? L'M6S16. Proviamo questo, magari. Giusto per sprecare un po' di soldi. Ah no, tanto ce l'ho già. Ah, ecco, una cosa che mi preme avere è sicuramente il caricatore. Poi il mirino reflex, mirino ottico. Ok, la mimetica non gliela mettiamo, scusatemi. Io gliela metterei jungle, così. Welcome to the jungle. Ok, USA. Posso la K47. Perfetto. Gli abbiamo coperto tutto a sto fucile. Ok, mo ci manca fucile di precisione, ce l'ho. Questo qua, vediamo se si può comprare qualcosa. Stacca, mirino illuminato. Cos'è il mirino illuminato? Vabbè, ma a sto punto mi comprerei questo. Ok, abbiamo finito tutti i soldi. Da che dovevo spendere qualche cosa ho finito tutti i soldi. Quindi adesso vendiamo. Perché se dobbiamo far girare l'economia. Tanto, sì, ma dovrei essere fatto il kit delle siringhe. Quindi scusate se apro e chiudo in continuazione, ma io ho la memoria proprio. Si ricorda una cosa per volta. Ok. Tipo il time sharing dell'80-86. Se sapete che cos'è, stima per voi. Boh, ok, andiamo. Andiamo a tapireggiarci, ragazzi. Adesso prenderò la macchina perché sennò non ci arrivo. Never più. Nuovo fucile. El Famas, tipo. Che figata. Ok, vediamo se avevo già messo. No, vedi. Stavo già andando nella direzione sbagliata. Dunque, quello dovrebbe essere un tapiro. Se prendiamo le strade, facciamo a modo mio. A modo mio. Di che cos'era già? Non mi ricordo. Ok. No. Perfetto. Per una volta mi sa che non mi sono ammazzato. Ho superato troppo presto. Sì. Accelera. Boom. Ok. Ma scusami, io ho comprato il mirino ottico. Dai, che cavolata. Chi è che urla? Che cavolo? Oh, vabbè. Dai, ragazzi, dovete uccidere un po' la gente. Mori. Bello sto fucile, raga, mi dicono. Ma tra l'altro questo... quello è salito in macchina, a caso.
Questo non è neanche un avamposto, perché diavolo. Ma basta, ma quanti ce ne sono? Non è neanche un avamposto questo, non capisco perché ci sia tutta quella gente. Allora, il tapiro dovrebbe essere M. Tapiro. Più giù dovrebbe essere il tapiro. Quindi da quella parte. Speriamo di trovarlo abbastanza in fretta. Quello mi ha visto, secondo voi? Lì dovrebbe essere il tapiro, ma... Eccolo. L'ho ciccato, tanto sono lenti. Penso siano lenti. Dove vai io? Vieni qua. Perfetto. Ling Kong, suppongo. Cosa fa? Quello dribbla. Ma vaffan bagno, dimmi te. Vieni qua, dove vai? Adesso si fermerà. Perché si baccherà contro la roccia, lo sapevo. Ok. Pelle di tapiro. Ok, zaino medio, ragazzi. Stupendo. Ok, zaino medio. L'ho fatto, sì. Ho in dotazione fino a 48 bistecche. Perfetto. Quindi, niente, ragazzi. Io proporrei di terminare questo altro episodio di Far Cry qua, esattamente qua adesso. Vabbè, scherzo. Come sempre, se vi è piaciuto, spero di sì, cliccate mi piace. Aggiungete preferiti, dateci mille, no vabbè, scherzo. Come sempre, cosa sto dicendo? Altri tapiri, mi servivano altri tapiri, vabbè, ma stavo concludendo. Mettete mi piace anche alla pagina di Facebook, perché da lì vi diamo tutte le novità, tutte le news. E niente, ragazzi, quindi io vi saluto e ci sentiamo, anzi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi. Rinse out, get down. Who's in the mic with a beginning sound? Beginning sound.